ritornare a Ginevra, andiamo insieme a Londra, perché nella capitale britannica, la Rolls Royce che vedete alle mie spalle, ha festeggiato il suo 100° compleanno. She is one of the most famous symbols of the modern age, and today is her birthday. This is the 100th anniversary of the date on which the spirit of ecstasy was first registered as one of the world's most famous trademarks, a significant milestone in Rolls-Royce's illustrious 107-year history. Un corteo composto da 100 Rolls-Royce, dalle storiche Silver Ghost d'inizio secolo fino alle più recenti Phantom Ghost, ha sfilato per le vie di Londra per celebrare i 100 anni dalla nascita della statuetta conosciuta come Spirit of Ecstasy, cioè la celebre mascotte che dal 1911 adorna il radiatore delle Rolls-Royce, un simbolo conosciuto in tutto il mondo, creato dallo scultore Charles Sykes nel suo studio di Brompton Road a Londra. Questa strada, assieme ad altri luoghi che hanno caratterizzato la storia della Rolls-Royce, come Hill Street a Mayfair, dove è nato Charles Rolls, o ancora come Berkeley Square, dove ha sede la Rolls-Royce, è stata toccata dal corteo, che ha preso l'avvio in Belgravia e si è concluso al Great Conservatory, nella Sion House, nella parte occidentale di Londra. La nostra mascotte, la statuetta Spirit of Ecstasy, è una vera icona, ha detto Tom Steinmüller-Rothwoss, amministratore delegato di Rolls-Royce Motor Cars, ed è conosciuta nel mondo come il massimo simbolo aspirazionale ed è al tempo stesso ispirazione per tutti coloro che lavorano in azienda adesso. The procession headed out on a drive to Sion House, the home of the Duke of Northumberland, by way of Westminster Bridge and the Houses of Parliament, turning heads and bringing a touch of glamour to a cold winter's day. She may have been celebrating her centenary, but the spirit of ecstasy is a lady who still draws admiring glances wherever she goes.